in diretta. Vediamo un attimo se ti becco. No, in attesa. No, ok, aspetta. Ok, Aspetta, questa è aspetta. Sei in partita. diretta. Ok, sì, devo girare il link nuovo. Metti il link nuovo, ok. Ah, ok, siamo dal vivo, sì, è vero, lo vedo adesso. Ma in quale? Oh, yes. Ma te da quale stai guardando, scusa? Credo che sia, sono di essere l'unico spettatore, quindi adesso metto un attimo. Ah, non ho fatto partire il time. Sì, si sente, ci siamo, bell'uomo, ci siamo. Allora, Bravo. Pazzone è già cominciando a sparare, a sparare. Sì, però ho notato ora che non hanno fatto partire il time, io scriverei. Perché Sì, effettivamente sarebbe il caso. io tanto lo metto giusto, gli 56, sono durati 7 minuti, quindi mancano 67 minuti, ok. Allora, tanto giro il link corretto. Mentre il computer mi va a fuoco. Molto bene, benvenuti a tutti ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Allora, io devo dire che rispetto, allora, le squadre di realtà teoricamente le avevamo analizzate offline, ma insomma sono una Esatto. Mazzi Beef contro una Desco Aces, quindi non è che ci dilunghiamo molto su questa cosa qua. Sono più classiche, l'unica cosa che manca Bastian, ma mi sembra che sia il nuovo meta della Mazzi Beef. La cosa che mi lascia un po' stupito, stupito, è che Stupito. il nostro amico Malese sta incominciando ad aprire la formazione attorno agli asteroidi. Signor Michele Battaglia, lei cosa ne pensa di questo nuovo No, side? non ha guardato abbastanza stream di come la gioca, evidentemente. Nel Mi senso, sembra la hai da scelta fare peggiore solo una perché cosa! Hai da fare solo una dritta con uno focus, dritto basta! focus, uno bank focus ogni tanto, se proprio vuoi essere creativo, e basta. E Ma vai in realtà, dritto guarda, per giusto dritto. per continuare, cioè, so che la nazionale ci tiene, secondo me è una tecnica avanzata per riuscire a confondere Tommaso e a devastarci ancora di più, quindi, cioè, non fidiamoci di questa cosa. Può essere, io spero più L'impianto che. preventivo è intorno a questo. Esatto. È troppo importante. Sì, Davanti c'è. poi vabbè, si sa che gli assi imperiali sbiancano sempre, quindi diciamo anche, può essere anche solo un pod contro Vader che si rischia di morire, quindi va bene così, va bene che sia Sì, splittato. ok. Va bene, intanto mi tocco giusto per curiosità un attimo. Si stanno bene? Sì, le palle stanno bene, ok. Ai, 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 ai. Comunque, è bellissime anche le navi della nazionale. Cioè, abbiamo addirittura tutto quanto moddato. Fantastico. E tra l'altro che Wow, ieri, che. tra l'altro, Alessandro purtroppo si è dimenticato di usarle. Sì, l'arco di fuoco con la bandierina è bellissimo. Poi non so se ha fatto del lavoro anche sulle miniature, ma anche solo Sì, l'arco. ci sono. Devi Ah, zoomare le. tantissimo. Ci sono. C'è cioè, tipo la bandiera praticamente non Ah, proprio eccolo della. qua. Non L'ho visto, l'ho proprio visto. della. Tipo della Regia Marina addirittura, se non sbaglio, dovrebbe essere. Sì, l'ho Pazzeschi, visto su. Eccolo qua. ragazzi. Che Regia Marina, questa è la bandiera del Regno d'Italia. Lo stemma dei Savoia ci ha messo qua, in onore alle origini di Zaramella, suppongo. No, credo che siano state fatte dai piemontesi queste Ah, mod. Così a naso, guarda. credo, eh.
Eccole, eccole. Niente, qua alla fine il nostro amico Malese ha deciso che doveva splittare la formazione. È più forte di lui. Punto. Devo dire anche che Tommaso è stato abbastanza bravo, onestamente, a mettere cioè, a sfruttare il fatto che avesse questi due asteroidi centrali e aprirgli la formazione così. Anche perché adesso Echo ci può girare intorno e danzare come solo lui può fare Certo, resta intorno a... cloccato. Sì. Ah, ok. Zanko ci dice che la bandiera non l'ha messa... Non l'hanno messa i Ah, l'ha messa piemontesi. lui, L'hanno... avanti Savoia, bravo. Avanti Sabrao! Garbante riconosce la Eccolo! Questo... supremazia del club di Torino e del Piemonte tutto. Ai ai ai. Che brutta gente. Ah, comunque, qua per quanto riguarda la partita, sono curioso di vedere il malese esattamente cosa si inventa, perché sta permettendo fondamentalmente a Echo di andargli alle spalle. E questa cosa in teoria non bisognerebbe farla. Nel grande manuale del giocare contro Echo ti dicono non farlo mai, punto. Cioè, c'è proprio un manuale che hanno scritto. No, scusa, ti cago un attimo che sto finendo di. Tranquillo, Allora, tranquillo. l'ossa è Io questo, ok. No, perdo tempo con la chat. prendi tempo. Io No, perdo tempo con la mi chat. dà un fastidio sta roba di YouTube che non c'è idea, però. Ok, ste gufate. Ma abbiamo gufato per 5 minuti, ma purtroppo non si è sentito prima, quindi. Esatto, cioè, nel senso, mi dispiace, Mazzi, però stiamo gufando da quando abbiamo aperto la. Ti ricordo che abbiamo gufato l'os nell'ultima partita della Trial Cup quando erano contro gli Star Fox Angels, perché Mattia voleva che vincesse l'impero, lui ormai non gliene fregava più niente della squadra, voleva che vincesse l'impero. E ha portato benissimo, ci hanno distrutto, quindi statisticamente Statisticamente improbabile. io Ok, proprio qua la bellissima Mazzi Beef ci sì. mostra tutta la sua efficacia. Vabbè, per Ecco, fortuna perde uno scudo. perde soltanto uno scudo con una dadata di mano di quelle devastanti del malese. E poi vabbè, fin, come lo conoscete, a meno che non ci sia qualche novizio che ha bisogno di una spiegazione. Comunque, diciamo che Finn aggiunge un occhio quando spara, o in attacco o in difesa, se non sbaglio. Allora, può E... aggiungere un blank a gratis o un occhio Un prendendosi uno occhio. strain. E infatti ce l'ha addosso. Infatti, con lo strain, adesso, teoricamente, se subisce un attacco, sono più danni. Il problema del malese è che, pur avendo aperto la formazione, in questo preciso istante ha un posizionamento abbastanza buono, e quindi in realtà è difficile che prenda molti attacchi. Però adesso, se chiude, potrebbe essere un one shot su Finn. Il Sì, problema è che adesso. anche se diciamo il blu che è un red spot normale, lì può chiudere benissimo, poi c'è già Finn con Pava e la verde, sì, mi sembra sia Pava, sì. Belli pronti, il dritto per dritto, sì. Beh, comunque Finn non è così facile da scoppiare, l'ho imparato sulla mia pelle, nonostante io l'abbia beccato praticamente solo pre-nerf, perché prima praticamente lui quando difendeva prendeva strain per mettersi occhio, quindi difendeva uno in più, e poi si toglieva lo strain perché diceva hai già difeso quindi ti levi lo strain. E poi vabbè, l'hanno faccata, hanno detto no, devi effettivamente tirare un dado di meno per levarti lo strain, quindi ora è più abbordabile, però rimane comunque una nave bella solida per essere un poddino da 30 Sì, punti, 25, 25 punti? Sì, 26 punti, 26 mi proprio sembra che sia. No, niente. scusami, Finn è 31. Ma perché è eroico anche lui? Perché è eroico, sì, quindi sarà Ah, 30 punti comunque ci stanno. sì, ci stanno, ci stanno. E quello che fa è ottimo, aggiungerei.
Esatto, poi Rose con C3PO, non mi ricordo cosa fa C3PO, vediamo se così si può vedere. Sì. Mi permette di coordinare Livello tutto principalmente. schermo, ok, sì. Fa coordinare. Ah, anche navi amiche oltre range 2 stanno al calculate, ma non ce l'ha nessuno, quindi no. Ah, e fai il coordinate rosso, ma ti prendi un calculate anche se è ottimo. Sì, Non esatto. male, così c'è sempre la mod. E poi vabbè, niente di più diverso dal resto. Non mi ricordo che cosa ammazzi al posto di C3PO. Mazzi è Mi ricordo fortissimo, che lì, dice. sì, vabbè, Massimo No, potrebbe giocare due tie nudi PS1 e vincerebbe lo stesso, perché... vabbè. Ok, qua ho un The Clock di Echo molto invitante, onestamente. Mi piace Bella, molto. bellissimo, Sono. guarda lì, bello pronto con la 1 secca. Sì, bello bello proprio. Anche perché il malese è caduto un po' nella trappolona. Vuole andare di cattiveria su Vader, probabilmente, che è chiuso nell'angolo. Quindi. La parte positiva per lui è che sta ricominciando a. A rimettere le formazioni insieme. Però ci metterà 2 se non 3 turni. Esatto. Poi La quel... cosa No, non ha preso il sasso. Un pelo. che. No, ha Ah, fatto una bella guarda che corona. c'ha la stella di sottofondo che sembrava un'estensione dell'asteroide. Mannaggia. No, ha fatto una bella pronomanovra qua. Qua, secondo te cosa fa Vader? Continua ad andare dritto? Oppure si nasconde dietro l'asteroide e poi il turno dopo fa magari una Talon? O. Di cattiveria. Inizia a stringersi, si tiene a range 3, però lontano. Tanto l'inquisitore locca, prova locca. Non so cosa fare. Io qua quasi quasi una mezza pensata di prendere il lock su fine e scioglierlo in anticipo. Se Vader è andato aggressivo, ce l'avrei infatti. Guardate che Alpha Man che è quest'uomo. Mamma, uno Prende il come si dice focus lock tutto prende. Il lock senza neanche, cioè, già glielo mette e poi dopo gli mostra il coso. Guarda che E alfa che è se quest'uomo! non ero a range 3 me lo tengo lo stesso, ah, fanculo. Tre occhi, non male, uno Oh, diventa dei denti! È un crit, diventato crit. pesco! Uno difende 3, due occhi. Prende Spendilo il focus, strain e spendilo. para 3, perfetto. Però restrainato difenderà un in meno dall'attacco del Gran Inquisitore. Spende forza 3 di 2, 2 perché è strainato. E mette doppio hit. No, era strainato, quindi deve tirare un in meno. Ok. Doppio blank, no, eroico. Ehi, sì, No, dai. eroico. Aggiungi un blank gratis. E E c'è eroico. c'ha Che eroico. sfiga, mannaggia. Sì, ma c'è una giustizia Sì, divina. C'è una giustizia divina in questo mondo. Nitande. Si gode, si Sfigo gode. e danno. Fammi aggiornare anche qua. Si gode Mamma mia, tantissimo. quanto è forte Echo. Mamma mia, anche quanto è forte Echo. E Ah, dai, vabbè, eh. hit kill crit, doppio evento. Oh, no, Passa un crit, passa maledetto. un crit. Vediamo Potrebbe essere com'è. doppio hit. Vediamo com'è. Gufata, gufata. Questo è No, tipo. fuel leak. Fuel Vabbè, leak. vabbè, dai. Quindi sarà Quindi, vabbè, niente. in realtà è totalmente useless, però fa niente, Esatto. Morirà più forte. dai. Sì, esatto. Se subisce un critico morirà ancora più forte di. Qua devo dire che l'eroico. Quanto è forte l'eroico con 3F? Beh, Fortissimo. sì. C'è giustizia, oh, difendi, cioè, pari 3 contro Vader, è giusto che Noel. te ne prendi 2 dall'Inquisitore. Almeno quello, porca miseria, cioè. Pio e focus, come al solito. L'unica cosa fastidiosa adesso è che l'inquisitore non c'ha le forze.
Mazzi difendo col pianto 4. preventivo in chat. Abbiamo Pava, un hit solo, ritira 1, spende focus, 3 hit, non male, e smezzato già l'inquisitore. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Questo malese tira benissimo, devo dire, eh? Mamma mia. Ok, vabbè. Ah, non c'è eroico del gioco. Mamma Ah mia, no, maledetto. Finn aggiunge Blank eroico, bah, c'hai rotto le Sì, è scatole. rotto come Hai porco. rotto le Mamma mia. scatole, 4 evade. Mamma mia. Ci fa sognare Tommaso con questi tiri di dado. Mi fa volare più che altro, direi. Sto malese, devo dire che è proprio sfortunato, accidentaccio. Ah. Boh, allora la parte positiva è che Echo è posizionato benissimo. Mi piace davvero Sì. tanto. E adesso può continuare a massacrare per bene la formazione da dietro. Perché potrebbe addirittura decloccare. Penso che ci stia, da un'occhiata. Potrebbe, credo, decloccare verso destra e indietro. Oltrepassare il debris field senza problemi. E poi dopo fare una turno infilandosi proprio alle spalle sia di Finn che di Jessica. Ed è, penso, in un'ottima posizione, abbastanza ottimale, onestamente. A me piace molto, dov'è? Sì, almeno che ora non gli chiuda tutto su Echo, che È molto difficile perché riesco il problema è che anche, cioè, mettiamo caso che voglio andare su Echo, deve per forza fare una turn. O comunque deve andare velocissimo, facendo un boost e andando per forza su Echo. Quindi a quel punto dai spazio a Vader che fa cioè il mitragliatore automatico ed è quello che teoricamente in teoria il malese non vuole. tra l'altro. Ieri Scalfone mi ha girato un'applicazione per fare il pennarellino. Vediamo se funziona. Così, la proviamo in diretta. Oggi proprio la prima live la Ci usiamo sta, come boh. testing. Allora, Così poi nel caso se prova. funziona te la Così. uso anch'io se posso. Esatto. Vedi, c'è cioè, proprio le Andiamo, cose voglio live. provare a fare i disegnini. Il primo disegnino su cui è un cuoricino con su scritto Viva Lost. Sì. Linea, no, cursore, cos'è cursore? Così funge. Comunque vorrei dirti che in questo momento ci sono 17 persone che stanno ascoltando le nostre cazzate. No, volevo dire il nostro commento tecnico alla Esatto. partita. 17 persone che non hanno niente da fare. Allora, no, questo mi serve. Così? Si puoi fare. Wow! Attenzione, attenzione, Michele si Dimmi se eccita. si Aspetta, vede, dimmi se si vede. Fatto aspetta, una aspetta. turn per fine. Io spero di non aver disegnato sul tavolo perché sennò No, 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 non mi hai disegnato sul cacciano. tavolo. Ok, meno male. No, non te, se no te lo dicevo subito. Questa cosa è buona e giusta. Ok, allora, in questo momento c'è stato un ingaggio iniziale da parte del malese che ha smezzato l'inquisitore con dei dadi piuttosto forti, che per carità ci stavano, però insomma il tipo tira bene, ecco. Tom è messo abbastanza bene a livello di posizione, l'unica cosa che è un po' così è che Vader è in questo momento vicino a un masso e quindi ha poco margine di manovra rispetto a poter fare tutto quello che può fare. Soprattutto magari con una, cioè non può, non per dire, non può fare un'altra bank a destra e poi boostare via se servirebbe, se servisse. Quindi è un po', cioè non è chiusissimo, però insomma, Tanto c'è da valutare cosa fare con Vader adesso che è un po' il io momento direi che catartico. no, non funziona più. Come Ah, cosa? come sto gomma. Allora, Vader uno dritta ed è qua. L'altra cosa che è l'Inquisitore adesso Ecco. perché ha solo due scafi. Quindi, cioè, diciamo che Echo e Vader sono abbastanza, penso, tranquilli. La cosa che onestamente mi Ecco preoccupa molto fa è. la due bank, è qua. E poi fa uno bank, si trova qua. Ma mi sta diventando un sacco. Però io non riesco a vederla in live, i disegni, Ah, no, mi tu sa. no, su YouTube. Popolo No, di YouTube, dici se... io sono su YouTube, non Vabbè, ma vedo i disegni su c'è... YouTube. Ah, no, Io sono anche, io sono hai ragione, ovunque, lo io vedo sono solo io, ovunque. lo vedo solo io e ora ti dico anche perché... No. No, perché... Ora lo so, aspetta. Commenta bene per
Se Bond, che dice Nel che sta guidando, frattempo, vuole una radiocronaca precisa. va bene. Allora, nel frattempo, il malese ha un po' splittato la formazione per quelli che ci stanno seguendo. Che ha due, cioè ha Rose, è uno dei due squadroni, dei due esperti della squadra rossa che sono abbastanza scampia. Il che in realtà è fastidioso perché se, come sta dicendo Pivi in chat. Vedere andasse lungo, volendo possono chiuderlo, quindi è fastidioso. L'inquisitore effettivamente non, cioè l'altro problema è adesso l'inquisitore perché faranno tutti focus fire, cioè almeno io personalmente se fossi in malese andrei sull'inquisitore, me lo tolgo fuori dalle palle, è una nave in meno, è 2 contro 4, due, non è che vada male. Diciamo che più che altro adesso Vader può andare o corto o lungo e potrebbe anche girarsi con una... Come si dice, con una, con un coio. Ok, allora, se non cominciando a muovere, quindi, ecco, ha fatto quello che dicevo io, ha decloccato verso destra, no, ha decloccato verso destra, ma in avanti, non indietro, come pensavo. Quindi, no, technical issues, scusate ragazzi. Che succede? Niente, c'è stato un momento in cui è stata saltata leggermente la Ah, live. dalla sua prospettiva non si vede. Nel frattempo devo dire che però, come dicevo, Ekko adesso è alle spalle di tutta la formazione del malese, quindi, cioè, come si diceva dal grande manuale del... Vedere se ora si vede. del giocare contro Ekko, adesso si Ah, vedrà. è andato di lì. Beh, poi va di qua. Sì, ma giustamente perché Ekko poi adesso girerà a sinistra con una turn attorno al debris field ed è in coda a tutti. Quindi, insomma, niente male. Il problema, quello che un po' mi preoccupa è l'inquisitore. Vediamo se riesce ad arcoduggiare qualcosa. Anche perché ha una forza sola e questo è un po' un problema. Stava comunque, il decloc di Ekko anche secondo me stava. Stava, secondo me, tutti e due. C'è Tommaso che sta, devo dire... Devo gufare, giustamente, ma sta performando molto male in questo periodo e quindi sì, queste manovre gli vengono una volta ogni tanto quando succede, poi... E4 dritta di Eco, attenzione, cambia completamente obiettivo, va su Wow, rosa. Uno bank, come avevo detto, non avete visto i disegnini, ma io l'avevo detto. Però rischia molto il Inquisitore, secondo me verrà cancellato. Infatti, Ah, Five Aid e boh, Vader, uno dritto. Tre oddio. bank sull'asteroide. Sì, Tanto hai vedersene posto va. bruciatori. Prende niente, ottimo. Non è Post tanta bruciatori. felicità. Sì. La cosa che mi piace davvero tanto di Tom è che ti fa queste manovre. No, non barrerò. No, perché? No, perché quello è il dial di un animator che non funziona. Ma? Pa, pa, Uno pa, 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 bank, pa. concatena un barrel. Giusto, perché fa la palazione, quindi Vader è tranquillo questo turno. Il Sì. problema adesso è che... Io metterei già un lock. Credo Credo che l'inquisitore ci saluterà. Che detta. Allora, dovrebbe arcdoggiare, se non sbaglio, Finn a filo. Senza troppi dilemmi. Però non arcdoggia né... Il blu ne pava. E Allora, credo che non parte arcoduggia nella l'inquisitore parte. intanto. Qua succedono cose nel frattempo. Va bene, l'inquisitore credo che abbia sparato a distanza 1 su il blu, Sì, molto semplicemente. fa solo un Vedere hit, ma giustamente viene non spara. parato. Sì, vedere ci stava che facesse questa manovra qua, anche perché con i post bruciatori No, continuano a fare post azioni, quindi... bruciatori Pivi ne ha ancora uno. Ne ha usato solo uno adesso. No, neanche uno, neanche uno. Sì. È il primo che usa dall'inizio della partita. Ecco, Allora. invece prende lock su il rosa e Sì. E gli sparo. spara. Hit. Occhio. Triplo crit con
Quindi tuo Beh, fratello contro non serve Lucky per capire Blade. niente, Ma sì. Perché perché aveva gli scudi. Comunque, tirare dovrebbe. piano? Sì, giusto. Quindi perde uno scudo il rosa. C'è Marasca nel frattempo che ci sta trollando. Sì, era l'unica carica di boss bruciatori, ovviamente, no, Lorenzo? Perché noi dobbiamo giocare con la sfiga di base. Vabbè, ok, allora, la parte positiva è che almeno... Ah, no, sti cazzi. Lo vede anche il giallo. Ah, anche Rose lo vede. Ah, dolore. Ah. Dai, Inquisitore! Dai! Non Sì. così, non Beh, così. con calma, c'è ancora livello. Ok. Stato questo lock, dice. Ecco, lascia un lock greco su Blu, Finn. perché non l'ha tolto. Ah, da prima, ok. Non l'ha Spell tolto. Evade è ancora salvo. Uff. Piano piano, manca. Ne manca solo uno. R2 il tit Mamma credit, mia, ma Madonna, qua ci grosso malese deve iscriversi su fa. Tinder. Beh, Porca miseria. crit, non doppio danno? Sì, doppio danno? No, no, Deve iscriversi su Tinder in malese domani. Porca miseria, si saluta così bene, però. con un TVP doppio danno. Malesia, no? Porca miseria, cioè. Sti dadi incredibili, eh. Cioè, è Oddio. poi è un consiglio soggettivo, però. Purtroppo, Grande Inquisitore ci saluta già. Quindi siamo Che remata, 52 a signori! 16. Che remata! Dal mio timer mancano 41 minuti da quello della partita di più perché me l'avevano fatto partire. No, 43, 40. Ah, però. vabbè, Cioè, 43 l'hanno corretto. siamo lì e lì, diciamo. Mettiamola così. Lo fa così, sì, lo ritiriamo un po' su. Uff. No. Donna, sto mouse proprio. No. Ok. Hai detto. Uff, Che fatica, che si soffre. fatica. Sì. Si soffre. Ho visto fare delle cose a Tommaso, però che voi umani non siete, cioè non avete ancora mai visto. Quindi, cioè, Eco è stato in grado di riprendere delle partite per i capelli che manco i cani, come si suole dire. Comunque, insomma, diciamo che Riconosco fa più questi tiri su detti, tutte e tre ma le navi. diciamo, io sono del sud del Po, quindi non certi detti non li conosco. No, comunque è stato bravo alla fine il malese a ricongiungere più o meno la formazione. Vabbè, poi con un grande inquisitore lì già smezzato, qui spari quattro volte, Ok, deve allora diciamo andare che. di diciamo che era abbastanza chiamata come uscita. Diciamo che Ora. ha anche fortissimo coi dadi, questo sicuramente c'è, Sì, cioè nel senso che. questo ha aiutato. Piangiamo un po'. Piangiamo, piangiamo. Ora Cioè. Vader lì non ne esce più. Deve perdere due turni a girarsi. A due No, secca vabbè, e può sull'asteroide. anche. Credo che potrebbe. No, la Stallone forse non ci sta. Può fare un Secondo me accoglio l'ha intanto per cancata. girarsi, che tanto è un turno abbastanza safe. Il punto è che adesso Ekko continua ad appoggiare. Vader mi sa che, cioè, almeno una delle idee che potrebbe aver Tommy è continuo a fare magie con Ekko, che riesco a muoverlo come una cavalletta, e Vader fa un po' da specchio per le allodole e si fa inseguire. Fintanto che non riesco a tirare giù una o due Ah, sì. navi. Cerco di portare l'avversario perché, meno male, si è fatto, cioè, alla fin fine si è fatto guidare dove volevamo noi. Cioè, nel senso, ok, è esploso l'Inquisitore. Onestamente, non è. Ecco, pensavo decloccasse con la due bank in avanti. Se no, la prende ancora Ci avevo larga. pensato. Il problema è se, esatto, Sì, vabbè, qua ora tra due c'è turni. tutte le coio, Talon. Sì. Il problema era, fra due turni, se decloccava là, quanti archi di fuoco prendeva? Ed era male. Quindi adesso, effettivamente, ecco, dato che sto ragazzo malese
sta avendo un po' di problemi a gestire Echo, gli sta dando molta libertà. Giustamente, anche io se fossi Tom, avrei preferito giocare un po' più difensivo, riposizionarmi e aspettare di poterlo reinfilare di nuovo, un po' come ha fatto adesso, in mezzo alle linee nemiche, senza accodoggiando un po' tutto quanto. Qua giustamente prende Quello tranquillamente il gira. target su Vader in malese, ha ragione, sono d'accordo. È un investimento sul futuro, tanto questo turno difficilmente sparerà. Sì. Lo metti lì e poi. Ragazzi, per prendere un target lock, ricordatevi, se non siete sicuri di sparare, è sempre un investimento sul futuro. Fatelo più target lock per tutti. L'altra buona notizia è che per fortuna i poddini girano quanto praticamente un camion 200 in autostrada, 200 no, ma dai, 100, a 100 in autostrada. Minchia, un camion di 180 in autostrada, Madonna, lo senti a 60 km Però che fa. Ti ara l'autostrada direttamente, pronto per la semi. hai visto? Va bene, qua prende lock su, mi sa, Echo, penso. Vediamo quanto è. Se è davvero tanto cattivo, lo prende su Echo perché dice I don't care, I love it. Se invece è un pochino più umano, lo prende su Vader perché dice vabbè, vaffanculo, vado Focus Dai, Fire. E invece va su Echo. invece mette pressure su Echo. Echo 1-7. Vediamo. 1-7. Ci sta. E E qua spare. qua Ah, ha passive fatto passive. passive, giusto? Qua avrei cioè, qua sparerei, scusa. Su Rose. Perché non dovrebbe avere i reroll dalle navi amiche. Meno 6, se riesci a smezzarlo fai i punti. Un T-70 prima che lo smezzi. Sì, Flaren, è un camion a 104 in autostrada, questo confermo. Come siamo noi in questo momento? Oggi siamo un po' tutti quanti a 104. Ok, prende focus, boh, giustamente non prende target lock, quindi prende un focus difensivo in teoria, anche perché non può prendere raid, Vader, giusto, a poco. Quindi ora vado a niente e Vader. Mi sa che si gratta il mento, anzi si gratta il casco. casco. Oh, umble umble. Ecco, Ecco. target, sempre senza mai controllare, va bene. Oh, ok, non ha reroll di Rose, cioè Rose non ha reroll perché non ci sono altre navi amiche nell'attacco di fuoco e gli mette un bel hit, crit, crit, qui difende con triple evade, ma va bene così. Vabbè. Non so, Vabbè, Non non so che so, non so che dire. non so cosa dire, Ah, non invece ci arriva il blu, quindi so cosa aggiungere, ragazzi. Non... 3v5 perché l'ho ostruito l'attacco. Ma facciamo un controllino di dadi, ref. Nel senso, non ho Vabbè, capito. anche Vader, Vabbè. Anche Vader ci fa triplo sognare. evade, va bene. Questo non è ostruito invece. 2 hit, vediamo se spenderà il lock. No, al pelo si salva. Vabbè, nulla di fatto questo turno. Che fatica. Esatto. Adesso interessante sarebbe, potrebbe quasi quasi fare il fastidioso con Echo e fare un deadlock aggressivo sperando di fare qualche bump, anche perché Vader in questo momento potrebbe scappare via facendo da Escam. Con un deadlock aggressivo di Echo forse che potrebbe far bumpare qualcuno, perché tanto poi Echo si potrebbe girare tranquillamente. Il problema è, vogliamo rischiare una cosa del genere? Non lo so. Boh, allora deve recuperare 40 punti circa, un po' di meno. Avete Che vuol raggiunto un punto, dire, no? sì, devi tirare giù i 2 poddini o un T70, perché smezzarlo non basta. Quindi, boh, secondo me è un po' presto per provare sta manovra rischiata. Te la provi gli ultimi 2 turni, quando sai che tanto ormai o hai No, perso. anche perché è troppo corta, cioè nel senso, hai una 2, quindi anche se declocchi verso gli avversari è troppo corta, difficilmente lui va tanto in e poi dopo alla fine hai...
di mezzo l'asteroide grosso che ti dà molto fastidio è una cosa che effettivamente vuoi. The Cock qua di Echo, devo dire, non saprei, cioè io sinceramente non saprei dove metterlo in questo momento. Cioè, è anche il motivo per cui io gioco molto poco Echo, perché è molto Allora, tecnico come nave quando ti te trovi in dei match del genere. stai guardando sempre da YouTube per caso? Ah, sì. Giusto, sì. Allora, Anche. Quando, anche da YouTube sono ovunque. ok, oh, bravo. Allora, io faccio una freccina, te dimmi se si vede. Ok, vabbè, cioè, ci sarà del delay, quindi. Sì, con calma. Però giusto da sapere se ha senso usarlo o no. Ah, forse dovresti, credo che dovresti aggiungere il catch del programma in caso. No, l'ho messo, l'ho messo. Ok. Quello l'ho messo e anche, sì, in alto soprattutto. Infatti così lo prendo. Ok, c'è una freccina gialla in mezzo al tavolo. Allora. Ok, allora, Echo effettivamente fa un deploy molto intelligente. Non penso che oltrepasserà l'asteroide, onestamente. Penso che display 1. E effettivamente il malese ha fatto tutte le manovre. Come si Ah, dice? forse questo. Abbastanza classiche, diciamo. Cioè, nel senso che erano quelle e queste. Non mi aspettavo cose diverse. Qua in realtà Vader potrebbe addirittura fare una turn e poi. E poi un. E poi morire. No, Io ho tante frecce, disdegno. anzi, ora disegno anche questo. Questo disegno anche una bella esplosione in nero. Mamma Tanto, mia, tanto non mamma si mia. vede. Che po' uno stavano. Ah no, ha preso l'asteroide. Ok, prende anche critico. Ah, yes. Ai. Ai, Ah, comanca. yeah. 5 dritta, vada, continua a scappare. Diciamo che questa prima partita il povero Tom Vabbè, no, ci rinuncio a questo. non è che sia proprio fortunatissimo, onestamente. Cioè, nel senso che prima o poi ci sarà una divinità che ci porterà un po' di fortuna. Rose è a range 2. Due, no, Sì, di al filo. Sì. zero proprio. Però ha già l'hook che non ha speso prima, quindi. Giustamente spara là. Sono d'accordo. Beh, i dit Vabbè, crit. Comunque, comunque questo Echo torniamo in silenzio. Va bene, non non ha volevo. eroico. No, non ha eroico. Rolla uno. Ok. Ah, però c'è una nave amica, giusto? Amica di se stessa. Prende un bel disable power regulator. No, oh, vabbè. Comunque, No, ionizzata. ionizzato, esatto. Quindi ora Echo può danzare dietro e farla Sì, adesso scoppiare. la parte Era. positiva è che effettivamente tra Vader e Echo riescono a riuscire, cioè riesce secondo me a fare qualcosa. Tom sta giocando molto bene di fioretto. Però anche se questo ragazzo, cioè, non sbianca, il blank dei suoi danni non li vedo proprio, questi sconosciuti. Per Vada, al carità, momento si salva. è andata bene, però, cioè, Ma come lo un turno prende in cui questo? viene. Dai, ma come la. Come fa a Un prendere turno in cui questo? ci. Come si dice, non abbiamo un infartino. Prenditi lo strain. Fallo, fallo. Sì, prendi lo strain. Due hit su Echo, che non aveva ricaricato la forza. Sì, esatto. E boh, vabbè, ha recuperato 15 punti alla fine, siamo 52 a 31. Piano Diciamo che piano. adesso Rose è messa male, 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 ecco, mettiamola così. Non so bene come ne esca, però la cosa fastidiosa è che Rose fa una 1 dritta, in teoria Finn può girarsi e un attacco te lo pigli. Ecco, può decloccare a destra adesso abbastanza agilmente.
ed è sempre in coda a Rose e si spera che Rose esploda. Uno dei miei personaggi preferiti. Un po' di È tutti ho così. notato, proprio, gli È si vuole bene a Rose. così simpatica. Ok, adesso Una brava ragazza. l'altra cosa che è un po' problematica è che Vader se chiude verso il... cioè, Vader mi sa che deve per forza telefonare una 5 dritta, con probabilmente un barrel, credo, sinistro, e poi dopo girarsi il prossimo turno. E questo è bene, ma non benissimo, cioè, bisogna vedere un po' il malese poi cosa si inventa, che cosa fa. Me questi 2T70 lì, rosa e blu, che 2 o 3 bank belle belle per andare dietro Vader. Fanno tutti e due un'altra bank, così sicuramente per seguire Vader e poi boosteranno anche, quasi quasi. In teoria ti puoi tenere Pava, Rose e Finn su Echo. Diciamo, Sì, potrebbe fare una Talon con Pava, facendo un Sì. po' diciamo il furbetto. È che a fare una Talon con Pava, comunque tenere Pava così su Echo. Col fatto che Tom la gioca molto bene, secondo me, non so quanto convenga. Io piuttosto con Pava farei una 3 turn a sinistra, mi infilerei tra i due asteroidi, però taglierei la strada il turno dopo a Vader. Magari un piccolo riposizionamento con un boost, in modo tale da poter tagliare la strada a Vader e gli blocchi, fai tipo campo minato di acqua di fuoco. In teoria. Bisogna vedere poi se la cosa riesce. Questo è un turno molto spinoso per Tommaso. Deve riuscire a fare qualche magia con Vader, onestamente. Anche con i dadi. Provando a fare un video per Scarfo, vediamo se mi dà una mano, ma vediamo se capisce qualcosa. Sta No, vabbè, partita diciamo abbastanza. che si sta anche un po' riprendendo Tommaso, ma i dadi di Jason proprio non lo abbandonano. È un fire, ti dico che Sì, però proprio. non è malese che deve andare su Tinder, ma è Tommy che deve Sì, ma sponsorizzarsi dopo questa cosa qui, cioè è è che Jason non vero. passa più dalle porte dopo sta partita. Qua Echo fa il suo. Ecco, faceva una cosa, cioè, era abbastanza ovvio che le cloccasse da quella parte là, anche perché è la cosa Finn più comoda. Vampa. Buono, buono. Sì, non è male questa cosa perché Echo probabilmente potrebbe hackdoggiare abbastanza facilmente. Questo per forza deve mettere e fare Rose, qua e può uno fare dritto a Focus. anche A riorganizzata. sto punto scoppi Finn, così non ti spara, perché io non mi farei sparare da Dipende Finn, se se mi riesce ad chiedessi. hackdoggiare o no. Infatti, adesso bisogna vedere un attimo quale delle due ha più senso. Sai che mi muto un secondo. Ok, qua ha fatto la stessa cosa che dicevo io di Pava, soltanto che io sarei andato un filino più lungo, perché era più comodo. Vabbè, però, bravo, bravo, bella, non si può dire niente. Ok, questa bene ma non benissimo, direi, che ci sta, però... Ecco, è un po' troppo... diciamo che ha dovuto sistemarsi con il barrel e quindi perderà un pochino perché poteva prendere focus o comunque magari spostare il target lock. Ok. Qua Vader rispetto alle mie previsioni fa la 3, quindi comincia subito a ruotare. Va bene. Bravo, bravo Tom, mi fido di te ciecamente. Non può fare, ragazzi, non può usare Afterburner, ho già finito tutte le cariche, quindi siamo così. Ok, oh, questa è una buona notizia. C'è Rosa a range 1 e poi ha, volendo, fino a range 2. Adesso deve decidere che cosa fare della cosa. Ok, allora va per Rosa a range 1 perché ha anche il target lock, direi anche quasi quasi giustamente, di cui non ha neanche bisogno, tra le altre cose, quindi... Oh. Ah.
Lo sentite l'odore del motore bruciato al mattino? È un odore buono! Ah, sì! Rose senza eroico, Rose senza navi nel suo arco di fuoco. Sì! Ah. Ok, torniamo seri adesso. Vader invece è un po' come nel film quando ha il Falcon alle spalle. Che gli arriva di coda. Adesso mi raccomando, amico Vader, facci sognare. Ok. No, Vader, no. Vabbè, dai, uno scudo. Se è solo uno scudo questo turno, non lo posso accettare. Tommy, mannaggia, non ti dovevi scrivere ieri su Tinder. Te l'avevo detto. Porca troia, questo qui, ma. Ma che cazzo fa nella vita? Ma? Oh, ma che cazzo di là di là, ragazzi? No, veramente. Ma? Ma? Chiamiamo un ref, please. Cioè, nel senso, check the dice, please. What is going on Allora. with the program? Sì, scusi per il cameo, signor Michele, sul suo canale. Spero che non sia. Ah, guardi, le lascio le chiavi, basta che quando hai finito chiudi e le metti sotto. Ma che schiamo? Il battipiedi, Signor. come? Non so, non so parlare l'italiano. Va bene. Saluti il contese. Avanti, Savoia! Allora. Beh, sì, Ok, Matteo, allora si è io. speso forza per l'overkill, nì, aveva 2 vite, Rose ha sempre schivato tutto il possibile, quindi te metti 4 hit e così se schiva 2 la scoppi lo stesso. Poi ci sta, Allora, flexi anche un po'. adesso ho un'idea pazza con Vader per arcdoggiare. Potrebbe essere fare una turn a sinistra, una 2, una 3 turn, forse la 3 turn anche ci sta. E poi vedere se ti sta anche il barrel, così sei troppo sotto ai due T70, che probabilmente chiuderanno e si aspetteranno che tu giri tanto, e ti difendi con l'asteroide e dovresti riuscire a sparare a pava da distanza veramente, cioè, in bocca. L'unica cosa che è preoccupante, ovviamente, è se pava, invece che andare dritta per bloccarti tutto lo specchio di fuoco laterale, decidi di venire incontro prevedendo una cosa del genere. Bisogna vedere anche questa cosa qua. Ma ecco, vabbè, insomma, è abbastanza semplice. Finn gira male, non ha problemi, può al massimo, cioè, o va dritto sull'asteroide, oppure comunque deve andare a destra. Mi aspetto che anche Finn questo turno, non, cioè, No, Finn in fine, questo turno, secondo alla fine del prossimo turno non penso che lo veda, ecco, cioè, me. ha No, una no. vita. Sì, Sarebbe veramente no. improbabile questa cosa. Non lo Il vedo grande come una dilemma. minaccia al Ma momento. più che altro lo vedo come un tiro al piccione, più che altro è diverso. Il problema qua adesso è Vader dove lo mettiamo. Dove lo metto il Vader pazzerello qua. No, perché di lì? No, ma. Ma no. Niente. Ecco, fallisce il clock. Rimane lì, finirà sul sasso, credo, a sto punto, visto che. No, forse se ha fatto una 1 secca, no. Non lo so, anche perché probabilmente bumperà su Finn. Questo no, no, non è molto bene, ecco. Vediamo cosa fa. Vabbè, tanto comunque non declocca questo turno, ecco, quindi non sparerà in ogni caso. Comunque ok, questa anche è un azzardo mica male da parte del malese. Perché se Vader effettivamente è andato corto, cosa che io onestamente un po' mi aspetterei, può arcdoggiare tutto e incominciare a fare Vader Things e picchiare. Però Picchiare forte. 2T70 ti prendono comunque, quindi 3 secca addirittura. Niente, niente, Please, niente, niente. please, No, no, please. no, 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 smezzato Eco, smezzato Eco.
qua, sa che Tom non aveva preso il caffè prima di questa partita. Proprio questo. Ho fatto la stessa cosa che avrei fatto io, Tom, ma io non sono forte quanto sei forte tu. Ah, si prende i tre attacchi, Vader. Ah, supplenza massima. Quasi quasi prenditi anche il lock su Jessica e spera di fare una Ah, beh, magia. sì, per forza. Man, fa. Quasi quasi. Non abbiamo Con occupato abbastanza, mi dispiace. Faccio mea culpa. No, vabbè, diciamo che allora il matchup si sapeva che era molto difficile. Cioè, sta così, cioè, prima partita, tanta pressione, ci può stare, nessuno dice niente. Un po' di sfiga perché veramente non ci stava per il cappello di un puffo il Declop di Eco, proprio Sì. per niente. Dei peg probabilmente non ci sta. Sì. Qui non ha preso lock. No, oh, chi sta No, no, sì, sparando? nelle forze della difesa, penso. Ah, sta sparando. No, che sta facendo? Sta sparando a Ah, anche Finn. tre. Sta sparando a Finn dalla lunghissima distanza. Ma distanza è scoppia Finn. E come al solito si sente Scoppia l'odore Finn. del. Incredibile, così. Via, via, vai, via, ciao. Torna nella nuova trilogia, va? Ok, adesso Ora diciamo che rimane. sarebbe anche ora che i dati del Sì, malese vabbè, sono. tirateli un po' più in giusti, Daniel. Vabbè, due Allora. hit il primo. Sì, un Basta pochino. entrarle. Purchi ci dice che. Qua è male. Purchi ci Poi. dice che ha parcheggiato Eco su un asteroide nell'attesa che. Ma, mamma mia, Quattro disse hit lunga il malese che non è secondo, e malese. Vader ci Cioè, saluta. non. Proprio. Ha tirato Ciao, un blank, Tom, cioè. Un blank, cioè, ci ti rendi saluta anche conto? Vader. Rimane Eco contro 3T70. Sì, però, cioè, oltretutto. Ok, non dico che Tom non abbia fatto errori questa partita. Però, mamma mia, ragazzi, ho il malese, cioè, da panico, eh? Sì, Eh non c'era sì. niente da fare, cioè che si poteva fare. Diciamo che adesso deve portarsi a casa 2T70 con Eco senza subire danni, la vedo molto difficile, Molto dura. onestamente. Deve fare 100 punti che sono. Sono Comunque, questo 2T70 e dovrebbe. mezzo, 2T70 non bastano. Sì, Pava. No, vabbè, mi sa che. Pava 51 e 44, sono 97, no, non bastano. Deve fare 7 danni con un attacco, 7 danni con un altro attacco e poi ne bastano 3 danni, dai. No, all'ultimo attacco ce la prendiamo comoda. Sappiatelo, ragazzi, che i malesi sicuramente se possono tirare hit o evade lo faranno. Sì. Pazzesco, La legge di Jason. no? Vabbè, Qua qua già vanno giustamente avanti. non ha decloccato il No, buon è vecchio declaccato che non Eco. poteva. Perché Sì, sì, sull'asteroide con tutte le manovre. sì. Sì, Proprio è vero. bello. Piazzato lì, bellissimo. Anche davanti? Sì, anche Sì, davanti, proprio. anche Sei proprio posteggiato, effettivamente. davanti. Vabbè, io avevo Ok. paura di non riuscire a finire lo stream che devo uscire, ma vedo che. Ciao! Gliela fa Vabbè. anche facile, dice, guarda, Mi sa che Tommaso sta per arrivare alla fase tilted, proprio, di trigger tilted, 4 danni, 3 giustamente. se li hai messi da solo, quindi diciamo. Sì, il Rangeton non ha problema è. costruito, 3v4 perché è cloccato, 3v5 perché è cloccato. 5, 3, 5. Ha un reroll, pava. Niente, un hit. Dai, sbianca per l'onore, la finiamo qua, no? No, 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 ok. No, no, Tieni range 3 in fondo. ostruito, quindi sono 6 dadi. No, sono 2 più 2. Eh sì, Più sono 2 più 6, 2, 6, effettivamente. il massimo. Ma tanto non ho niente e via, prossimo turno.
Vabbè, qua allora potrebbe decloccare. Decloccare avanti si gira. Decloccare a destra si gira così tiene sempre il range lontano, distante. Diciamo che se non ti scoppiano eco, porti a casa quanto? 33 punti di mob, 32 punti di mob, però. Sì, solo questo può fare, proprio temporeggiare 10 minuti, ma no, va velocissimo, proprio la vuole finire che anche lui c'ha fame, è ora di pranzo. Così fa solo evade, il rosa non ho visto. Due banca. Ragazzi, consiglierei alla nazionale di non giocare più vicino all'ora di pranzo perché, come al solito, da bravi italiani, Esatto. cioè, nel senso. Vabbè, chi altro abbiamo nel girone che non mi ricordo? Polacchi, italiani, ci C'era sono i Max? malesi, Singapore poi c'era anche, Singapore che era l'ottavo peggiore, l'ottavo nano peggiore, cioè nel senso è una battuta dell'ottavo nano perché erano gli ottavi e sono no? sette squadre, mi dissocio ovviamente, scherzavo amici, Amici dovete lavorare. singaporesi. Poi c'è, come si dice? Guarda, in questo momento mi hai preso amici della nazionale che ci leggete, diteci chi avete nel girone. Fate una prova di carità, adottate un povero Arlak mal No, ridotto. è che non trovo l'immagine. Perché l'ha messa con i sorteggi, poi hanno spammato un'altra miriade di robe, non trovo più niente. Vabbè, qua Ecco. di mano il malese tira 3 hit e non ha ancora usato il focus. No, hit crit, dai. Di mano Hit tira hit crit, crit ma adesso. si sa, è morto? Morto? Morto. E con 5 dadi. No, 5, 2 più 2 più 1, sì. Basta, finito. Ciao un evade. Ciao un evade, se volesse usarlo per prolungare ancora un po'. Lo uso, sì. No. Ci Siamo sta, arrivati arriva il fin mob. qua ormai. Ah, sofferenza massima. Cioè, diciamo che non possiamo dire di averla persa ai dadi perché comunque abbiamo Repubblica Ceca, Grecia, Brasile, Polonia, Singapore e Malesia, oltre noi. È un'altra, dice Sì, Marasca, tipo. Singapore e altri orari scomodi. E Brasile, dai, orari scomodi per loro, li vinciamo. Sì, lo Consiglio, gli diciamo ai brasiliani che noi possiamo giocare solo di mattina, che lavoriamo sempre di loro devono giocare di pomeriggio. notte? No, mi Sì, sembra e lì che è loro meglio giocano giocare alle 3 di pomeriggio. notte. LOL. No, comunque dicevo, c'è da dire che il malese, nonostante tutto, anche se ha aperto un po' la formazione attorno agli asteroidi, poi l'avrei pigliata bene. Certo è però che, cioè, qualsiasi cosa giocasse, se tira sti dadi. Cioè, questa è una di quelle. Ogni 10 partite ti capita una partita in cui qualsiasi cosa tiri ti vada bene, in attacco o in difesa. E evidentemente Tom si è preso quella partita. L'ha Sì. proprio vinta, tipo. Mannaggia. Però giustamente il malese non c'ha molta fretta. No. Se pensa molto al futuro e vuole chiuderla in 3 turni, il blu fa una Talon a destra e si gira in modo tale che poi chiude Echo, che non può Vabbè, andare. ma cioè, in un turno la devi chiudere. Fai boh, due secca con Pava, tre secca con l'altro. Eh no, però lì se Echo fa il declock all'indietro, a sinistra indietro, no, va avanti, a posto. No, va, ma Dico Maurizio giustamente più niente. adesso scappa. No, adesso scappa, ha ragione. Fa bombare tutti e teoricamente dovrebbe andare oltre sperando di picchiare il blu, così prende un po' di mob. E che il blu farà probabilmente. Cioè, penso faccia. Ma? Minchia, anche questa manovra! Wow! Vabbè che non hai niente da perdere, però coraggioso, ragazzo, eh? Porca miseria.
Non ho capito perché non ha fatto una Talon. Non ho capito perché non ha fatto una Talon. Perché adesso Echo gli va spara gratis sul blu. Boh, cioè nel senso, se ci fosse più tempo a livello di manovre, Echo fa man basse. No, sì, comunque con Echo dicevo anche la, diciamo, il deadlock a sinistra e indietro per essere praticamente dall'altro lato. Poi, vabbè, insomma, in questo caso hai il fuoco del blu perché non ha fatto la taglia. Se avesse 20 minuti in questo momento, questo qua continua a non tirare magia, infatti non le tira. Ma cioè, è già smezzato. Cazzi, questo è smezzato, sti cazzi. Smezzato, fortuna, la ruota gira prima o poi, che cazzo, eh. Con standard, allora. Il blu, mi ha detto il blu. Pa, pa, pa. Sì, lui si è preso anche standard pilot, quindi è pure stressato, in bocca al lupo il blu che... No, vabbè, standard non può andare su... gli ostacoli. Ah, vabbè, no, pensavo fosse, come si dice, quello che ti dà due, il panicked, sì, quello che ti dà due stress, mannaggia. No, allora non gli frega un cacchio. Che palle. Cioè, almeno un pochino, cioè, il problema è che, vabbè, adesso che hai avuto un po' il ritorno, giustamente adesso Tommy velocizza le cose e ci crede un po' di più, sono d'accordo, anch'io avrei velocizzato, perché con due... con la blu, se riesci a fargli abbastanza danni che esplode il prossimo turno, col fatto che Echo comunque fa entrare danni, arc dodge tutto, e poi riesci a fare qualche magia mettendo pressione, magari fai tiltare l'oppo, GG, sinceramente. Oltre al fatto che, vabbè, insomma, move in più fa sempre bene. Sì, poi per tutta la squadra. Mi ricordo che discriminante è il move, abbastanza in basso, però fa comodo. Dovrebbe esserci prima vittorie in generale, poi vittorie singole e poi il move, se non sbaglio. Sì, è male Marco. Diciamo che la partita è andata male, ma anche perché devo dire che... cioè, Tom ha fatto un solo errore che è stato punito in maniera sconsiderata. E il matchup era veramente difficile. E sto ragazzo, devo dire che ha tirato veramente forte, forte, forte proprio. Ok, e adesso giustamente Tommy ci crede. Sono d'accordo anch'io. Avrei fatto la stessa cosa. Range 2. Aggressivo, provo a pischillarti, ho tutto, gli ritiro solo un dado, gli ritiro tutti e due, ah giusto perché non c'ha la cosa, il tit crit, vediamo un po' cosa fa, bisogna sperare in un bel crit, dai. Ah. Basta. Ok, mi sa che gli ritorna allo sparo e subisce un danno ed è GG perché non ha mai sbiancato in attacco. E vabbè, e niente. No, ho fatto quindi un po' di no comment perché sono indignato. Sono indignato ufficialmente. La nostra partita si conclude così. Devo dire che per tutta la... Ecco le bombe. Le bombe! E niente, la partita purtroppo si conclude Segniamo. Così abbastanza. 200 a 83, vabbè. Salvato. Sì, vabbè, diciamo che allora Tommaso sicuramente ha appena pingato l'asteroide su cui è bombato, cioè su cui non è riuscito a decloccarsi e ha detto, vabbè, ho perso la partita lì. In parte sì. Sì, in parte c'è anche che hai sta beef di 5 navi che fondamentalmente, cioè, va piano, ti insegue. Sì. Cioè... In parte perché a quel punto aveva già Vader che gli stavano per sparare 3 navi a range 1 e Echo già smizzato, quindi non me la sento proprio dire che è stato quell'asteroide, però diciamo, non ha aiutato. Cioè, ecco. Diciamo che l'insieme delle cose ha fatto però infatti... insomma... Disconnessi, quindi ti ringrazio Andrea per avermi fatto compagnia. Grazie a te.
Vi ricordo stasera verso le 10 ci streamiamo Zara contro, non mi ricordo, vabbè, comunque gioca Shame Fo, Malarus contro Silencer contro, lo recupero solo un secondo. Questa era comunque una, per spiegare, era uno dei matchup più complicati che avevamo contro, cioè era abbastanza improbabile vincerlo. Ah, contro Quindi Team Perro che gioca Lambda e 4 baroni dell'impero, gli inquisitori. sempre belli, Baroni, Sì. Il sempre link belli. che trovate su Facebook non è corretto, lo devo modificare, quindi non collegatevi lì, farò aggiorna il post sia Mattia, poi nel caso ne posti un altro. E niente, buon pranzo, buona giornata.